alla radio, ma mi esalto molto di più quando esco e vado allo stadio. Canto per 90 minuti anche dopo aver fatto la fila, i rossoneri non restano muti, tutto per il magico Milan. Non mi importa quando e dove, vincere è quello di cui ho bisogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Memoria, AC Milan uguale vittoria, in Europa si è fatta la storia, milanisti nel cuore, sono 11 in campo e milioni là fuori, rossoneri guerrieri, anche all'estero sentono i cori, è una realtà partita da qua, la città della Madonnina, innamorato pazzo di lei, nella testa c'ho solo il Milan. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Alla TV, seguo le partite alla radio, ma mi esalto molto di più quando esco e vado allo stadio. Canto per 90 minuti anche dopo aver fatto la fila, i rossoneri non restano muti, tutto per il magico Milan. Non mi importa quando e dove, vincere è quello di cui ho bisogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Oh,
puntata bella. Scusami, Giorgina, ma noi siamo in diretta, io, Mauro e tutte le persone su Twitch, cioè, e tu ci chiami Mauro e cade la connessione. Un pallone degli anni che non so, adesso non vorrei dire una stupidata, ma mi è stato regalato. È carino, solo mia mamma lo poteva tenere con tanto amore come se. Hai giocato tu, dai. Ma non hai sentito cosa? Del Milan? Ma non hai sentito cosa ha combinato? Hai fatto il Milan? Però ti serviva che ti facevo un basso. Ma tutte le foto del pastiere. Facciamo entrare Ringo, che chiediamo a lui direttamente. Ringo! Eccomi, ragazzi! Specchia gol! Quante notti ha dormito Mauro questa settimana? 5, 4, 2, 1 o nessuna? E in questo momento il 50% delle persone che sono in diretta con noi stanno votando per nessuna. Gabri, cosa ne pensi? Tu mancia! Adesso è venuto fuori un po' il... No, che sono le mie anch'io! No. Ce le ho anch'io! Questa la mettiamo nel best of, Luca. No, voglio il meme anch'io che mangio le patatine. Tu mancia! Jesus Christ! Superstar! La 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 la! Oh, AC Milan! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e benvenuti. Oggi è un appuntamento super mega speciale perché, come leggete dal titolo di questa live, oggi è Q&A, domande e risposte. Avrete la possibilità di fare le domande direttamente a Tomori e Kalulu. Ciao a tutti, benvenuti fratelli e sorelle. Ciao. Salutiamo ovviamente tutte le persone che ci stanno seguendo da YouTube, tutte le persone che ci stanno seguendo da Twitch. Ciao, benvenuti, ciao Francesco, ciao Giuseppe, ciao Milanista, ciao Leo, ciao a tutti, ciao Italians, ciao Mario, ciao, benvenuti. È una bella sorpresa, sì ragazzi, bellissima sorpresa. Tra l'altro, le coordinate per partecipare oggi a questo bellissimo evento le sapete, è un po' come quando facciamo conferenza stampa con Mister Pioli, cioè avrete la possibilità di fare delle domande ai nostri giocatori, ovviamente dovete essere sabbati per fare queste domande, quindi avete la possibilità di farle se avete la sub direttamente su Twitch e se avete la membership su YouTube. Ciao, benvenuti a tutti. Quando inizia Lollo? Inizia tra poco, ragazzi. Sono le 27, ci prendiamo qualche minutino, vediamo il tempo di fare la sub da una parte, vi stavo dicendo, di fare la sub da una parte e la membership dall'altra, e dopo inizieremo a raccogliere, insomma, quelle che sono le domande. Ciao a tutti, ciao, benvenuti. Lollo, ci dai qualche aggiornamento? Certo, ragazzi, certo. In attesa di mandare, grazie Stefan, grazie regia. Intanto vedo, ragazzi, che vi state iscrivendo in tantissimi, sia da una parte che dall'altra. Siamo in Hype Train di livello 2 su Twitch, quindi grazie. Adesso è già finito anche livello 2, neanche il tempo di dirlo, siamo già entrati in Hype Train di livello 3, quindi forza ragazzi, sabbatevi da una parte, membership dall'altra, perché solo così avrete la possibilità di mandarci le domande che poi dopo raccoglieremo, insomma, da fare direttamente ai nostri giocatori. Vi stavo dicendo, ragazzi, sì, assolutamente, adesso vi do un aggiornamento di quello che sta succedendo un po' in giro, anzi, guardiamolo subito, ragazzi. Allora, ovviamente, come ben saprete, i ragazzi sono a Village e sono appunto in Austria, quindi ieri c'è stato doppio allenamento da parte dei ragazzi. In mattinata, dopo il riscaldamento, i rossoneri hanno svolto un circuito di forza con alcuni torelli, insomma, ci sono stato un po' di allenamenti. Tra l'altro, la cosa bella che volevo sottolineare con voi, dopo andiamo avanti anche a guardare questa cosa, è il fatto, come vedete appunto dalle immagini, che non solo si sta facendo la preparazione per quella che sarà una stagione molto molto importante, ma si sta facendo anche gruppo. Dopo magari abbiamo qualche immagine anche del famoso giro in bicicletta, che tanto è stato apprezzato un po' da tutti, bellissimo, l'abbiamo visto. Ah, eccolo qua che stanno già arrivando le immagini, insomma, l'abbiamo visti, i nostri ragazzi in giro in bicicletta, chissà chi ha vinto la tappa, chi ha vinto la tappa, Alexi, guarda qua che sgomma, è stato bellissimo ragazzi, Rafa, esatto, e ci stiamo preparando, mi ero segnato anche questa cosa da raccontarvi, ovviamente ci stiamo preparando perché appunto domani ci sarà la partita della AC Milan, l'amichevole che si giocherà a Klagenfurt contro il Wolfsburg, ragazzi, quindi mi raccomando, come sempre, tutti in super attenzione quando gioca la AC Milan. Ciao, benvenuti. Arriviamo a questo trend di livello 5, ma certo ragazzi, stiamo aspettando solo questo, neanche il tempo di dirlo.
Ragazzi, un minuto vi diamo ancora. Sono e 30, 13 e 30. Avete ancora un minuto per sabbarvi su Twitch e fare la membership su YouTube. E poi chiudiamo e mettiamo le chat in solo sabolli. E quindi da quel momento in poi, solo se sarete sabbati da una parte o membership dall'altra, potremo raccogliere le vostre domande appunto per i calciatori. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, benvenuti. Grazie Joel. Grazie Luca, grazie Patu, grazie a tutti, benvenuti. Dai, 30 secondi ragazzi, avvidiamo ancora 30 secondi, poi chiudiamo le chat, sappiatelo, noi vi abbiamo avvertito. Ciao Angelo, grazie anche a te, benvenuto. Bellissime le immagini in bicicletta, sì, è stato un bellissimo contenuto, tra l'altro facciamo sempre complimenti alla Mila Media House e tutti i ragazzi che si stanno spendendo per riportarci tutti questi bellissimi contenuti. Ciao Cristian, grazie a Redi, grazie all'altro Cristian, grazie a Mank, grazie Luigi anche dalla membership di YouTube. Ciao a tutti, benvenuti. Bene ragazzi, da questo momento in poi mettiamo la chat solo sabolli e da questo momento in poi abbiamo un quarto d'ora circa per raccogliere le domande che poi faremo direttamente a Ficto Mori e Pier Calulu. Dite, aspetto l'ok da parte dei ragazzi in regia. Ok. Va bene. Qua ci siamo. Di là ci siamo. Ok. Via, ci siamo ragazzi. Possiamo iniziare. Intanto ringraziamo ovviamente la Dava che ha regalato due sabbettine. Grazie a Mank. Grazie a te. Ciao, grazie. Benvenuti. Bene ragazzi, fuori le domande che adesso le leggiamo. Allora, via, iniziamo. Io le leggo ragazzi, come sempre sapete, no, che funziona esattamente come funziona la conferenza stampa, quindi io leggerò le domande che voi porrete, poi verranno scelte, verranno poi fatte direttamente a Fikayo Tomori e Calulu, a Pier Calulu. Domanda, visto che abbiamo un gruppo molto unito, chiede Andrea, dentro ma soprattutto fuori dal campo, può e deve essere una chiave per portare alla seconda stella? Bella Andre. Abbiamo visto un gruppo molto unito dentro, ma soprattutto fuori dal campo. Può e deve essere una chiave per portare la seconda stella? Molto bella. Sì, ragazzi, adesso con calma leggo anche le domande da YouTube. Faccio un po' di qua, un po' di là. Non vi preoccupate, non c'è nessun problema. Cosa ne pensate? Questa la scrive Red Wine da YouTube. Cosa ne pensate che possa fare la differenza quest'anno? Visto che non saremo più una sorpresa e tutti si aspettano molto di più da noi. Certo, Red Wine, perché ovviamente alzando un po' l'asticella di quello che è il campionato, no? Essendo campione d'Italia, perché ovviamente ricordiamolo a tutti che siamo campioni d'Italia, quindi ovviamente dai campioni tutti si aspettano che venga riconfermato quello che è il loro titolo. Speriamo, ragazzi, speriamo. Poi, intanto abbiamo finito anche l'hype train di livello 5. Ok, aspettate che devo leggere una cosa. Ci sono, ok, perfetto ragazzi. Quindi a questo le domande le stanno raccogliendo, quindi non c'è, magari capita che qualche domanda io non ve la leggo, ma in realtà chi di dovere sta raccogliendo tutte le domande. Poi intanto vediamo che Pier Paolo dice: Pier e Fic, ci credevate allo scudetto o pensavate fosse un obiettivo impossibile da raggiungere? Pezzo, Pier, cosa hai provato quando il mister ti ha affidato la difesa da titolare insieme a Tomori? Bella ragazzi, sono bellissime. Filippo, Fic, la qualità, che qualità ruberesti a Pier e Pier quale qualità ruberesti a Fic? Molto belle ragazzi, bellissime. Quando arrivano? Adesso ragazzi, vedo in bassa frequenza nei nostri schermi interni, vedo già che i ragazzi sono già pronti. Chiedo gentilmente alla regia. Sì, ragazzi, le domande le stiamo raccogliendo, non vi preoccupate che magari le ripeto perché magari qualcuno è arrivato adesso. Io magari non le leggo perché siete in tantissimi sia da una parte che dall'altra, ma non preoccupatevi che chi di dovere le domande le sta raccogliendo e poi verranno poste appunto ai giocatori. Qual è stato bello questo, Christian, da Twitch. Qual è stata la domanda, l'attaccante più forte che avete dovuto marcare? Bella, questa è veramente una bella domanda. Stavo dicendo, chiedo gentilmente a Stefano in regia, quando poi siamo pronti per passare la linea, di darmi l'ok e insomma poi procediamo. Ok, grazie mille. Orso dice: domanda per entrambi, come ci si sente a essere perennemente... vabbè ragazzi, insomma dai, sottovalutati mica tanto. Ciao, benvenuti, grazie Eli, grazie anche a te. Poi vediamo. Come chiamate Mike? Le avete dato un soprannome? Belle queste domande ragazzi, sono belle, delle domande così mi piacciono ragazzi, sono delle domande un pochino più particolari.
Bello, Mattia, Fic, che cosa ti trasmette il Milan? Simo, Pier, qual è stata la tua partita più bella fino ad ora al Milan? Belle domande, ragazzi, molto belle, bravi. Poi vediamo, andiamo avanti, ne leggo anche un po' di qua e un po' di là. Chi è il più simpatico, Alessio? Chi è il più simpatico tra i due e chi è il più forte, Alessio, da YouTube? Poi, domanda per Fic. Ti vedi? Bella ragazzi, bella, grazie. Intanto ovviamente ringrazio tutti ragazzi, siamo in Hype Train di livello 5, abbiamo spaccato tutti i record e siamo al 100, quasi il 200% dell'Hype Train di livello 5, quindi grazie di cuore LDG per essersi sabbato e grazie a tutte le persone che stanno facendo anche l'abbonamento per la membership su YouTube. Ciao Pierre, pensi... vabbè ragazzi, domande di mercato eviterei, direi di fare più delle domande... Delle domande ai ragazzi, secondo me, sono più indicate. Ciao Fic, ciao Pierre. A chi vi ispirate quando giocate? Chiede Joel direttamente da YouTube. Molto bella questa qua. Il fatto di essere che giocatore ti ha ispirato, secondo me, è molto, molto, molto importante. Il milanista di quartiere. Lollo. Aspetta. Ah, sì, certo, ragazzi, sì, ok, le abbiamo raccolte tutte le domande che sono state fatte anche nei giorni precedenti, sotto i post, ovviamente, quelli riservati alle membership, le abbiamo raccolte, ragazzi, non vi preoccupate, le abbiamo raccolte, ovviamente, in anticipo, prima, quindi anche quelle sono state raccolte, anche chi aveva la membership ha fatto domande in anticipo sui post postati, anche lì le abbiamo raccolte, quindi non fatevi nessun tipo di problema. Luca, domanda per entrambi, in che lingua comunicate durante le partite? Bello Luca, se verrà posta una bella domanda, penso in italiano, perché ovviamente si devono poi capire con tutti gli altri compagni. Easy, Pier, ti trovi meglio a giocare da centrale o da terzino? Bella questa qua, è una domanda che sarebbe bello da fare a Pier, che tanto lo vedo lì che si sta preparando con tutti gli altri ragazzi. Poi vediamo. Domanda per loro due. Come avete fatto a trovare, bella questa di Jack, come avete fatto a trovare in così poco tempo tutta questa affinità? È nata così velocemente anche fuori dal campo? Bella Jack, questa è una bella domanda, perché fa capire anche, no? Sai, magari tante volte l'amicizia anche fuori dal campo aiuta poi a trovare affinità in mezzo al campo e quando poi devi andare a affrontare le altre squadre. Bella, bella domanda. Adesso ragazzi, adesso, tra 5 minuti arrivano. Dateci il tempo di raccogliere le mille domande che state mandando. Poi vediamo. Poi questa qua, Angela, scrive: vorrei chiedere a entrambi qual è stata la partita più bella che avete vissuto da quando siete al Milan. Bella, 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 molto bella. Vediamo, intanto mi arrivano anche altre domande. Vediamo che cosa arriva. Ok. Edoardo, da YouTube, qual è il vostro rapporto con Simon Kier? Molto bella questa qua, è vero, perché magari può essere considerata anche come una domanda, magari come un po' come un maestro o come un aiuto, no? Sapete, comunque l'esperienza poi fa tanto. Pattui, come domanda per tutte e due, come vi sentite quando entrate in campo e avete il sostegno di tutti i tifosi? Bellissimo ragazzi, in particolare quello della curva sud, beh, direi di tutti i tifosi d'Italia e del mondo in giro per il mondo, bello, bello, bello. David, domanda per entrambi, cosa puntate a vincere, la Champions o solo lo scudetto? Bisogna essere ambiziosi nella vita, caro amico. Domanda per Fic e Pier, chi è più veloce tra i due e qual è il compagno di squadra più veloce? Belle, belle, belle. Poi, domanda per entrambi, quando siete in ritiro, chi è il vostro compagno di camera? Con chi siete in camera? Molto bella questa qua, questa la fa, vediamo. Ah, la fa Giacomo da YouTube, molto bella questa qua, con chi siete in camera nel ritiro. Poi vediamo, Picchio, come sei riuscito a conquistarti, Fic, come sei riuscito a conquistarti la fiducia dello staff e dei compagni di tutti i tifosi in così poche partite? Diciamo che è un po' la domanda che è stata fatta prima. Tom dice, ma ragazzi sapete quanto vi vogliamo bene. È vero. Grazie Erdela, grazie anche a te per la sabbettina. Oramai dopo, ragazzi, dopo quando torniamo dall'intervista magari faccio un recap e ringrazio un po' tutte le persone che si sono sabbate da una parte, hanno fatto la membership dall'altra, perché siete arrivati veramente a valanga ed era impossibile
impossibile ringraziarvi tutti. Comunque dopo non vi preoccupate che non scambiamo nessuno, dopo vi ringraziamo. Christian, sì, ma noi vogliamo sapere chi è il più veloce in bicicletta. Bella, bella. Poi, ciao Fic, ciao Pier, qual è la vostra miglior qualità? E quale qualità rubereste ai vostri altri giocatori di Serie A? Ah, bella, bella questa qua. È un po' come quella di prima, la domanda chi è stato l'attaccante più difficile da marcare. Quella è stata una bella domanda. Infatti penso, non so perché poi verranno scelte, però è una bella domanda da fare. Bella. Manu, ciao Pier, hai qualche rito scaramantico prima della partita? Bella questa qua. Questa la chiede Manu e la chiede da Twitch. Poi c'è Sard che fa più una domanda, diciamo più quasi da Mister Pioli, e dice: Pioli sta cambiando qualcosa nella fase difensiva, nell'uscita da dietro rispetto alla scorsa stagione? Quindi sta chiedendo a Pier e a Fick se ci sarà qualche... magari non vogliono spoilerarlo, giustamente, quindi... Quindi non vogliono dirlo. Ma quando arrivano? Adesso, ragazzi. Tra adesso magari chiedo un aggiornamento in regia, però dovrebbero arrivare tra circa un paio di minuti. Ah, ok, ragazzi. 3 minuti, quindi ci siamo, ragazzi. Ci siamo. This is not Anna dice, domanda per Fick e Pier. In che momento avete realizzato che potevate vincere un trofeo importante? Molto bella anche questa. Intanto chiedo un attimo, Pietro, tutto a posto? Domande sono state, le stiamo raccogliendo, tutto ok? Penso di sì. Chiedo solo questo feedback anche a Stefan per andare avanti tranquillamente. Scarpe senza lacci dice, qual è la vostra pizza preferita? In realtà è una domanda così, ma in realtà potrebbe essere... Potrebbe essere indicativo, vediamo se mi stanno dando tutto a posto. Grazie Pietro, grazie Pasqua e tutte le persone che sono dietro, che stanno un po' coordinando il tutto, grazie di cuore. Joe, Curva Sud, ma da quando siete al Milan qual è il vostro piatto preferito? Siamo andati nella fase culinaria delle domande. Ciao ragazzi, cosa vi aspettate dalla prossima stagione? Sia personalmente, sia di coppia che di squadra, scrive il milanista di quartiere. Bella domanda anche questa. Poi, qual è stata la cosa più difficile nell'adattarsi al calcio italiano? Scrive Luca. Icona mondiale, sì, è un bel complimento, però magari voleva qualche domanda un pochino così. Vediamo, dai, andiamo avanti a leggerle. Sì, grazie a tutti, ragazzi, grazie. Allora, poi, vediamo. Qualche altra domanda? Sì, le stiamo raccogliendo, ragazzi, le stiamo raccogliendo. Fick, differenze principali tra Premier League e Serie A? Questo qua fa un po' parte, diciamo, della domanda di prima su quali sono le differenze, le difficoltà riscontrate nel giocare in Serie A. Poi, 3-0 clean sheet... Questa storia dei clean sheet è bella. Qualcuno poteva fargliela una domanda, tipo, ma quanto è bello finire la partita e vedere clean sheet, visto che tra loro due e Mike e tutti i giocatori che fanno la fase difensiva poi hanno avuto grande successo nella scorsa stagione con questi clean sheet, che è diventato un po' l'obiettivo, no? per tutte le domeniche. Più era vincere, ma soprattutto fare anche clean sheet. Poi... The Betting, che tipo di hobby avete? Scrive The Betting da Twitch. This is not Anna, possiamo chiedergli anche come stanno? Certo, sì, raccogliamo tutte le domande senza nessun tipo di problema. Domanda per Pier. Ma sulle altre squadre, ragazzi, io direi di tenere, se voi siete d'accordo, direi di tenere delle domande più che altro su di noi, delle curiosità sui giocatori, poi di chiedergli se sono preoccupati o meno di un'altra squadra. Insomma, direi che non è il caso, dai, parliamo di cose nostre, facciamo delle domande curiose che siete bravi, che so che siete bravi a fare, e verranno poi riportate. Mauro Suba. Bello, Samuele, chi è il compagno che più vi ha sorpreso? E prima ho visto qualcuno, Francesca, che scriveva una domanda riguardo a chi è il vostro compagno più tecnico. Anche questa è una bella domanda.
Poi, bello, canzone preferita attuale, o la canzone preferita di sempre. Grazie Tommy, grazie a tutti, grazie Enrico e grazie a tutte le persone che si stanno sabbando, ragazzi, grazie di cuore. Grazie Mattia, grazie Bomberaz, via via, vi aspettiamo ragazzi, vi aspettiamo. Guarda, ancora qualche minuto ragazzi, ancora qualche minuto e arriveranno, vedo che c'è del movimento, quindi penso che manchi veramente poco per iniziare le nostre domande. Mattia, ma ascoltate musica italiana? Poi vediamo. Come vi rilassate nel... Simonetta chiede da YouTube, come vi rilassate nel tempo libero? Insomma, anche questa domanda che abbiamo fatto prima riguardo agli hobby, anche questa diciamo che più o meno rientra in quello che stavamo dicendo prima. Chi è il vostro compagno che non vorreste mai incontrare da avversario? Checco. E che poi in realtà poi negli allenamenti quando fanno le partitelle lo incontrano, quindi secondo me anche questa è una bella domanda da chiedere. Chi sono i leader nello spogliatoio? Chiede Daniele. Poi, fate i bravi ragazzi, fate i bravi. Qual è l'attaccante che più vi ha messo in difficoltà? Questa già l'abbiamo raccolta prima. Film di sport preferito e film... Grazie Ghezlane, grazie, bella bella questa qua. Film di sport preferito. Andate al cinema o guardate... bello questa qua, bella bella anche questa qua. Se andate al cinema o se seguono serie TV, qual è la serie TV preferita? Bella ragazzi, bella bella. Chi è il miglior ciclista della squadra? L'abbiamo visto ieri, ragazzi. Abbiamo visto anche in apertura le immagini del ritiro. Bellissimo. Sì, ci stiamo sistemando, ragazzi. Ci stiamo, ragazzi. Grazie, grazie Stefan. Grazie, grazie. Bene, bene, bene. Ci siamo. Grazie. Dimmi. Va bene, va. Va bene, grazie Stefan, ci siamo ragazzi, mi stanno dicendo che ci siamo. Stefan, facciamo così, ti chiedo gentilmente di dirmi quando poi possiamo andare, che io switcho e poi magari ci rivediamo poi per dopo. Le domande ovviamente verranno fatte da Luca Fazzini, ragazzi, Gra Luca che tra l'altro salutiamo se ci sta ascoltando. Vedo che Fica, Io, Tomore e Pier Calulu sono quasi pronti, quindi ci siamo ragazzi, è partito il countdown. Ci vediamo dopo, sì ragazzi, ci vediamo dopo ragazzi, dopo finite le domande, ci vediamo insomma per salutarci, per ringraziarci e poi finiamo qua la diretta, quindi ci vediamo anche dopo alla fine delle domande, sì ragazzi, esattamente. Sono state raccolte le domande? Sì ragazzi, voi continuate pure a farle, non c'è nessun tipo di problema, ci sono ovviamente tutte le persone che stanno raccogliendo le domande che avete fatto un po' da una parte o dall'altra, e ragazzi sì, era impossibile che io le leggessi tutte, era impossibile, sì. Chiaro, chiaro, chiaro. Va bene, dai ragazzi, ci siamo. Stefan, quando vuoi, goditi anche tu la live, assolutamente. Sì ragazzi, è vero, volevo ringraziarvi tutti perché ovviamente vi siete sabbati in tantissimi, vi siete iscritti e fatti la membership anche dall'altra parte in tantissimi, quindi grazie di cuore a tutti, ma come si dice sempre, il bello deve ancora venire ragazzi, perché il bello sta per iniziare. Amici rossoneri, buongiorno. Eccoci. Buongiorno dall'Austria, buongiorno da Villach. Io mi sento molto al sicuro e oggi sono circondato dalla coppia che ci ha fatto vincere lo scudetto. Pier Calulu, Pier, bonjour. Bonjour. Fic Tomori, Fic. Ciao. Good morning. Come state ragazzi? Io va bene. Anche io va bene. Sentite, primi giorni di ritiro qui in Austria, come sta andando? Si inizia anche a mettere benzina nelle gambe in questa prestagione? Tutto va bene, abbiamo fatto anche l'allenamento stamattina ancora, le piccole cose a fare bene, ma tutto a posto. Fic? Sì, tutto bene. No. Ovviamente siamo qui per allenarsi e quindi sì, siamo bene, io sento bene e andiamo alla partita domani. Sentite, anche un'esperienza un po' diversa, no? Rispetto al solito, stati insieme dalla mattina alla sera per più giorni di fila, abbiamo visto anche non solo campo, lunedì vi siete divertiti, anzi domenica vi siete divertiti in bici tutti insieme, com'è andata? Sì. È andata bene, è importante per la squadra e per il spirito, non solo sul campo ma fuori campo, perché siamo una squadra e sì, abbiamo un'ambienza molto bene qua
Sì, è importante fuori campo e portare sul campo anche. Pier? Sì, come hai detto Flick, è importante, ma anche per conoscere le persone personalmente, perché di qua è solo che il Milanello andiamo solo sul campo, giochiamo, ma poi conoscere le persone e vedere le cose più dentro. Ma... più nel quotidiano, no? Sì, durante la giornata. Sentite, oggi siamo in diretta con gli amici di YouTube, con gli amici di Twitch, insomma il popolo rossonero ci guarda. Abbiamo già raccolto qualche domanda da casa. Teonove da Twitch vuole chiederti, Fick, sei arrivato al Milan dal Chelsea e sei subito diventato rossonero un po' in tutto e per tutto. Cosa ti ha colpito dall'ambiente Milan e che cosa hai provato la prima volta che hai indossato la nostra maglia? No, quando sono arrivato ho conosciuto immediatamente che questo è un gran club, grande squadra. Sì, quando sono arrivato qua, tutto della squadra, il staff, mi fa piacere per arrivare su dentro o con la squadra bene. Sì, quando giocavo sul campo era benissimo. Voglio continuare così. Sì, Lori Luke invece ci chiede che musica ascoltate. Sappiamo che il spogliatoio è un ingrediente fondamentale, si sente sempre, lo ripete anche il mister. Chi è il DJ quando si arriva? Ora è Teo, no? Teo, Mike, Rafa. Quindi c'è anche tanta musica francese? Sì, sì, mi piace la musica francese. Anche spagnolo, inglese ovviamente, americano. Sì, mi piace tante musiche. Pierre? Sì, Teo hai ragione. Teo, Mike, un po' mi era... Sì, la musica francese. La musica francese fa un grande piazza dentro gli spogliatoi. Ma ti capita di prendere il telefono e collegare la cassa o lascia gli altri? No, qualche volta più all'allenamento che dentro le partite, ma il DJ è un personaggio molto importante, con molta responsabilità, allora devi fare occhio un po'. Sentite, Fabian dalla membership di YouTube ci dice grazie per averci regalato uno dei momenti più belli della nostra vita e credo si riferisca insomma a quanto abbiamo vissuto a maggio. Quanto è importante per voi conoscervi sia dentro sia fuori dal campo? Insomma, non siete due compagni normali, siete compagni di reparto, vivete la partita fianco a fianco. Quanto è importante conoscere sia il carattere dell'altro ma anche come ci si muove in campo, no? In fase di marcatura, in fase di... Sì, l'importanza per me è più quanto di conoscere l'altro e più quanto le cose vanno male. E quando vai bene sul campo e tutto è a posto, puoi parlare anche no. Per me va a cambiare niente, ma più quanto sei dentro un passato un po' più delicato, di conoscere l'altro, puoi aiutare e dire le cose che devi ascoltare. Fica? Sì. No, d'accordo con Pierre. No, siamo una squadra, siamo amici soprattutto e quindi quando siamo sul campo, fuori campo, come questo ritiro, stiamo parlando con ognuno e sul campo stiamo trovando le stazioni. I rapporti? Sì, i rapporti della squadra, quando qualcuno va di là, dove sono e le cose così. Sentite, sempre da YouTube Andrea Campagnaro ci dice, parlate di ritiro, quindi ti chiedo, ve lo chiedete alla coppia più forte della Serie A, come si sono ambientate Origi e Adli? Come li avete visti? Sono due ragazzi che insomma sono venuti con noi, li avete conosciuti anche a Milanello, immagino. Sì, ho giocato contro Divock in Inghilterra, in Champions League l'anno scorso, e lo so che lui è forte, veloce e lui può fare gol, è importante per questa squadra. Yassine è più giovane, ma in allenamento ho visto che lui ha qualità, lui vuole imparare come giochiamo con la squadra e quindi sì, è bene per avere loro due. Sì, non mi preoccupato che loro sono
due giocatori forti. Sentite, a proposito di nuovi arrivi, Vincenzo Spetto ci chiede cosa avete dovuto cantare quando siete arrivati. Sappiamo insomma che di solito la prima sera o comunque la prima occasione in cui si è tutti insieme. Vi ricordate la canzone che avete cantato? No, ho dimenticato. Ho dimenticato, scusa. No, ho cantato Drake Headlines. Ok. Lui è canadese, lo conosco, la canzone è molto bella. Pierre, ti ricordi? O... Ah, sì. Una buona prestazione? Sì, no, però... abbastanza. No, era buona. Chi è il miglior cantante? Abbiamo parlato del DJ, chi è il miglior cantante spogliatoio? Di spogliatoio? Adesso abbiamo un nuovo che... Adesso abbiamo un nuovo cantante che... Cosa si dice? Cantante. Che sia molto forte, ho visto. Yassin, non è male. Ha qualche vibrato. Buona nota. Sì, no, ma anche di più vibrato. Le corde vocali. Top. Arriva top. Le note. Mm-mm. Sentite, com'è stata Milano? È una città che vi piace? Sì, no, da Milano. Mangiamo bene già. E poi, no, io mi piace le vestiti e tutto, allora a Milano abbiamo tante cose, allora per me va bene. Allora, Diabolista73 da YouTube ci chiede, quale piatto italiano avete assaggiato e vi è piaciuto molto da quando siete in Italia? Io in mente la scena di Fick che mangia la sfogliatella sull'aereo a tornare da Napoli, c'è qualcosa che vi ha... Sì. Un piatto particolare della cucina italiana che... Poi fico, no, niente, scherzando. Io, molto mi piace le carbonara di qua. E l'ha trovato? Sì, le carbonara di qua sono... Sì, veramente. E ho visto che forse in Francia o in altri paesi non la sanno fare uguale. Non mangiamo le stesse cose. No, per me, prima di sono arrivato qua, non ho bevuto caffè, ma quando sono arrivato qua, dopo ogni cena, prendo un caffè, macchiato espresso, buonissimo. A Milanello, perfetto. Sentite, invece da Twitch Enrico Spinelli vi chiede, cosa vi ha detto Zlatan la prima volta che l'avete incontrato? Non mi ricordo. Ho un po' paura. No, non mi riconosco. Pier, ti ricordi? Non so, buongiorno. No, ma la prima volta anche io di più, perché sono ancora più giovane, ma prima voglio essere, come si dice, voglio fare buona impressione? Sì. Allora vengo con, non lo so, un po' più di... Con fiducia. Con fiducia. Ma è vero che dentro... Un po' di paura. No, non paura, è solo che sai che è un grande rispetto. Giocatore. Allora hai un po' di, come si dice? Di rispetto. Rispetto. Ma dopo non puoi ti ricordare che la prima cosa che ti dice... Fa due anni. Sentite, mi piacerebbe tornare un po' a qualche mese fa, no? A quei giorni di maggio. Fichi in mente la tua scena, senza scarpe, al fischio finale di Sassuolo, corri come un matto sotto la curva verso i nostri tifosi. Quella te la ricordi bene? Eh? Sì. Ho visto il video un giorno fa. Ah. Sì. Ti è capitato ogni tanto quest'estate di riguardare foto, video? Sì. Ovviamente era una sensazione molto bella anche ora, ma sappiamo che ora è una nuova stagione, ma no, per ricordare le foto e vedere la felicità della squadra, dei tifosi, sì, era molto buono. Gabriele De Blasi da YouTube vi chiede, qual è stata secondo voi la partita della scorsa stagione che vi ha dato più soddisfazione? Per me forse la Lazio, perché era una partita importante,
e abbiamo vinto l'ultimo minuto. Sì, e dopo questa partita abbiamo vinto tutte, secondo me, non mi ricordo, ma sì, era molto importante. Io ho due. La prima della Champions contro l'Atletico a San Siro, l'ambiente di qua era... Fa tanti anni che non avevo avuto qualcosa che dentro come veramente un tipo di... Con l'Atletico era molto forte, e quella della Fiorentina, dell'ultima, quanto abbiamo giocato... Quando le ultime due nel rush finale che poi ci ha portato. Quanto abbiamo giocato alle tre era... Non lo so. Infatti Nicolò Moschetta da YouTube vi chiede: cosa avete provato la prima volta che avete visto San Siro pieno? Che non è il vostro esordio a San Siro, perché insomma sappiamo purtroppo di quei mesi con gli stadi o chiusi o comunque con pochi tifosi. Quando finalmente si è aperto ed erano anche i momenti decisivi della nostra stagione, che effetto vi ha fatto vedere questi 80.000? Per me più la cosa più impressionante è... Prima di essere dentro lo stadio, quando arriviamo dentro il bus, tanti tifosi così, ma già pronti davanti allo stadio, allora che non lo so, la partita sta in due ore o due e mezzo ora, questa cosa qua è quella che mi fa di più piacere. Fic? Sì, come Pio ha detto. No, per me era... no, io sono da Inghilterra, quindi i tifosi è un po' diverso di là. E qua è più passione. Quando mia famiglia, i miei amici sono qua, loro dicono che... Incredibile. Sì, incredibile. Il ruido? Rumore, sì. Altro livello. Checco da Twitch vi dice: chi è il vostro compagno che non vorreste mai affrontare d'avversario? Sai? Show. Sulla porta, il microfono? No, verso l'anno scorso il più difficile sarà Rafa, forse di avere contro, perché vai a ti fare correre tantissimo, ma sì, verso l'anno scorso penso che... Sentite, durante la partita vi date cenni d'intesa? Faccio una domanda che ne unisce un po' diverse. Innanzitutto, come vi parlavate all'inizio, quando non parlavate la stessa lingua in campo? E poi come comunicate anche con i compagni, con Mike? Piera ha la fortuna di essere francese. Parli francese con Mike? Sì. Ma ovviamente che parliamo dentro di noi, è strano perché... Un po' di inglese, un po' di francese, un po' di italiano. Sì. Sono... Non lo so, qualche parola in italiano e sono più corto, okay. Allora possiamo dire le cose in italiano. Quindi sul calcio d'angolo le indicazioni veloci Mike ve le dà in italiano? Sì. Quanto sia tutta la squadra sì. Poi con me vuoi dire una cosa in francese che vai certo. Forse più mi parlare. Io con Fic... No, ma io con Fic forse qualche volta posso parlare in inglese. Ok. E forse se non sono veramente attento posso dire qualche cosa in francese quanto e come lui capisce un po' il francese allora... Capisci, Fic? Sì, sei dovuto abituare agli altri due. Meglio italiano, ma sì, quando le cose veloce sul campo non parliamo in italiano o inglese perché è più facile per me, ma quando... ma sì, quando... Lo so che Pierre conosce francese, no, ogni volta io dire o dico vieni qua okay. o vieni. Ok, e vi intendete subito, direi. Sì. Sentite, Matt da YouTube ci chiede: Pierre, sai dire pronunciare il nome completo di Fico? L'hai imparato? Sì. Prego. No, è la tua domanda. Est-ce que lo so? Sì, lo so. Vai. No, non voglio dire, perché posso dire no anche, no?
Eh no, no, non vale. Se l'ha imparato, se no non ci fidiamo, non vale. Se, se non lo pronunci davanti a noi, non, non vale. Se vuoi mi credere, mi credi. Se non vuoi, non mi credi. Fichi, invece il nome di Pierre lo sai, completo? Non lo so. Non ce l'ho mai raccontato. Non lo so. Vuoi imparare? Adesso? Sì. Vai, fate, fai, insegnali, Fick. Ora? Sì. Oluwa fikayo mi, Oluwa damilola tomori. Ah, non lo sapevi. Bravo. Bravo. Adesso. Oluwa mi fako. No, allora non ci facciamo bene a non fidarci. Sentite, ultimissime domande. La prima, ci raccontate un po' che estate è stata? Brutto gioco di parole, ma cosa avete fatto? Le vostre vacanze? Sappiamo, Fix è nato in California, Pier? Sì. Io sono andato in Grecia e un po' in sud di Francia anche. Ok. Fix, com'è andata? Sì, è stato bene, benissimo. Sono stato con i miei amici, Abraham, Maina, da piccolo, sì, era buona, ovviamente dopo la stagione, dopo il scudetto, sì, ma no, dopo le vacanze, no, sono stato pronto. E poi ti abbiamo visto con un nuovo colore di capelli? Sì, hai visto? È ancora qua, ancora un po', sì, era solo per l'estate. La prossima estate, non lo so. Sentite, l'ultimissima. Ci chiedono, diamo un nome a questa coppia. Come possiamo chiamarla? La coppia dei difensori centrali del Milan. No, ho visto qualche nome su Twitter. No, ho visto Pic. Bello, Pic? No, Pic, con la, corto, sì. Ma non lo so. Dobbiamo chiedere ai tifosi. Pier, hai qualche idea? Quanto loro vanno a trovare qualcosa di benissimo. Noi raccogliamo proposte e poi ci aggiorniamo. Loro sono più forti a trovare queste cose qua. Però già Pic non è male. Va bene, ragazzi, grazie. È stato un piacere. Prego, prego. Ci vediamo domani in campo, perché insomma si torna ancora a mettere un po' di benzina. E poi ci vediamo finalmente il 13 agosto. Per una nuova stagione intensa, sarà lunga, si va fino al 4 giugno. E buon lavoro, buon proseguimento di prestagione. Grazie. Grazie, un saluto. Grazie, un saluto a te. A tutti i tifosi, ciao, che ci seguono, ciao. A casa. Grazie mille. Grandi ragazzi, grandi, super applauso a Fikayo Tomori, Pier Calulu e a Luca Fazzini, grandi ragazzi, grandi. È stata una bellissima intervista, leggevo prima qualcuno che diceva ma quanto è bello vedere i giocatori in questa veste, no? Diciamo una veste così, diciamo un po' inusuale, bellissimo ragazzi, bellissimo. Sentire direttamente in diretta le loro parole, bello, veramente bello. Allora ragazzi, siamo in chiusura, quindi come sempre è stato un super piacere, ne approfitto prima di salutarvi ragazzi, se mi mettete da qualche parte la chat, grandissimo Stefan, grazie, neanche il tempo di dirlo, che già l'avevi preparato, grazie di cuore a Merlino e a tutte le persone ragazzi, ovviamente faccio un grazie veramente unico a tutti, perché anche oggi vi siete iscritti in tantissimi, avete fatto la membership su YouTube e la sub su Twitch in tantissimi, quindi grazie di cuore, ci avete mandato in hype train di livello 5, quindi grazie. E ragazzi, l'appuntamento, volevo ricordarvi che ci vediamo giovedì dalle ore 17 alle ore 18:30 per sempre Milan. E basta, grazie Nicola, grazie a tutte le persone che stanno continuando a iscriversi. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, come sempre è stato un piacere, ci vediamo giovedì e forza Milan, ciao!
che tengo.